Buongiorno, buongiorno a tutti, soprattutto a chi è collegato in questo momento. Grazie, grazie a tutti i nostri sponsor, in Io non particolar sento. modo la Bristol, che ha permesso che questo convegno via web chiaramente venga fatto. Grazie a tutti i nostri medici che gratuitamente e volontariamente partecipano in queste conferenze. Grazie all'Associazione Educazione, Prevenzione e Salute che, nonostante il brutto momento, nonostante il momento critico che stiamo passando, proprio per esservi vicini, ha voluto organizzare queste conferenze. Oggi si parlerà di un tema importantissimo che al giorno d'oggi purtroppo è molto attuale: le nuove sfide delle terapie ematologiche. A parlarcene saranno i dottori Roberto Frailone della Città della Salute, Gianluca Gaidano dell'Ospedale Maggiore di Novara, il dottor Marco Ladetto dell'Ospedale di Alessandria e dell'Università Piemonte Orientale, il dottor Massimo Massaia dell'Ospedale di Cuneo. Modera il dottor Umberto Vitolo, già Città della Salute, ora l'Istituto Oncologico di Candiolo. Voi poi alla fine potrete fare tutte le domande che volete, sia su Facebook sia su Zoom. I nostri medici saranno ben lieti di rispondervi alle domande. Vi auguro un buon ascolto, passo la parola al dottor Umberto. Grazie e buon ascolto a tutti. Buongiorno a tutti e ringrazio l'Associazione Educazione, Prevenzione e Salute e la sua presidente, la signora Fonsatti, per l'opportunità che ci dà oggi nel parlare e nell'aggiornare un po' qual è lo stato dell'arte delle malattie ematologiche, della terapia, delle novità che abbiamo. In questo campo devo dire che l'ematologia è un campo in cui l'evoluzione terapeutica è rapidissima e vedremo, cercando di affrontare gli argomenti principali, le malattie principali, quali sono stati i progressi negli ultimi anni di queste in queste malattie, quindi nei linfomi, nelle leucemie, nei mielomi. È un piacere moderare questo gruppo di colleghi con cui lavoro da tanti anni assieme, anche perché rappresentiamo, direi, i centri ematologici più importanti della regione. Questo mi fa piacere. Io adesso da Candiolo, il professor Gaidano da Novara, il dottor Frailone dalla Città della Salute, il professor Massaia da Cuneo, il professor Ladetto da Alessandria, quindi credo che la nostra regione abbia la potenzialità sicuramente di offrire un'ottima assistenza ematologica ai nostri pazienti, anche con le terapie più innovative, e si è sempre distinti, i nostri centri si sono sempre distinti anche nell'avanzamento della ricerca nel campo ematologico. Io penso che questi incontri, che normalmente, io mi ricordo lo scorso anno, li facevamo ovviamente in presenza alla Galleria d'Arte Moderna, quest'anno siamo stati obbligati per forza di cose a farli virtualmente. Ci auguriamo che poi in un prossimo anno o il prossimo futuro possiamo ritornare in presenza, ma nonostante questo vi invito a porci tutte le domande che riterrete opportuno con la chat, in modo che ci sia veramente una partecipazione molto attiva. Le domande anche che pensiate più semplici o anche più complesse, siamo ben felici di potervi rispondere. Io inizierei senz'altro ponendo alcuni quesiti ai miei colleghi, cominciando dal dottor Frailone e cercando un pochino di inquadrare qual è la situazione delle malattie principali. Le malattie ematologiche sono soprattutto delle malattie oncologiche, abbiamo detto, e quindi linfomi, mielomi, leucemie. Innanzitutto, qual è
l'incidenza di queste malattie, qual è la frequenza nella popolazione, stanno aumentando negli ultimi anni, quali sono i principali sintomi, che cosa deve fare una persona per cercare di in qualche modo come si può accorgere di che cosa sta succedendo. Lascerei a rispondere a questa domanda il dottor Freilone, dalle Molinette. Prego Roberto. Grazie Umberto, condivido solo lo schermo. Per quanto riguarda la prima quesito che ponevi era sull'incidenza delle malattie oncoematologiche. Queste sono malattie che negli ultimi decenni, soprattutto fra gli anni 70, questa è una slide sull'incidenza dei linfomi, hanno avuto un'incidenza in incremento, soprattutto negli anni 70, dagli anni 70 fino agli anni 90. Adesso probabilmente assistiamo a una stabilizzazione dei casi. Ricordiamo che la maggioranza dei linfomi non Hodgkin, sono dei linfomi a cellule B e che l'incidenza è di circa 280 casi all'anno ed è la quinta neoplasia del mondo. Se andiamo a vedere invece la prevalenza, cioè quanti malati sono presenti in Italia affetti da una determinata patologia e quindi in qualche maniera risente non solo dell'incidenza, cioè quanti casi hanno si diagnosticano, ma anche quanti vengono curati, vedete che i linfomi non Hodgkin, questo è diviso per sesso, i linfomi non Hodgkin e le leucemie rappresentano una quota rilevante di pazienti che assistiamo. Il secondo quesito era sulla sintomatologia di queste malattie. Le malattie riflettono la particolarità della costituzione del tessuto ematico e quindi quando ci troviamo di fronte a una patologia del sistema linfatico, in questo caso la neoplasia si chiama linfoma, possiamo assistere a quattro tipologie di sintomi più frequenti che sono rappresentati da un calo ponderale, dalla presenza o autoriscontro di adenomegalie, cioè di linfonodi ingranditi di diametro, dalla presenza di febbre o anche dalla presenza di un prurito che non trova giustificazioni. Vi invito a vedere il caro diario di Nanni Moretti che ci spiega molto bene cosa vuol dire avere un prurito con difficile diagnosticazione. Per quanto riguarda le leucemie, il midollo viene sostituito, quindi non si producono più le normali cellule di difesa, le normali cellule che partecipano alla coagulazione e le normali cellule che partecipano al sostentamento con l'ossigeno dei nostri tessuti, quindi avremo eventi emorragici, con diatesi emorragica si definisce, quindi emorragie vere e proprie, piccole lesioni che si chiamano petecchie. La mancanza di globuli rossi, la diminuita produzione di globuli rossi induce quella che si chiama anemia e l'anemia induce uno stato di stanchezza dell'individuo in maniera molto importante. Poi comune anche linfomi con un meccanismo lievemente diverso perché la febbre è prevalentemente collegata a fenomeni infettivi, abbiamo la febbre. Per quanto riguarda i mielomi, anche qui è un danno sostitutivo del midollo osseo, ma abbiamo due, oltre all'anemia già descritta, abbiamo due altri segni caratteristici. Uno è la presenza di frequenti lesioni ossee, queste lesioni ossee determinano uno specifico dolore e poi un danno renale con coinvolgimento come un po' come fosse un organo bersaglio del rene. Ecco, grazie Roberto, credo che questo ci dà un overview sul fatto che queste malattie, linfomi, mielomi e leucemie sono comunque, come hai sottolineato, sono aumentate negli ultimi anni, anche se adesso c'è una certa stabilità. Ma una cosa importante da sottolineare è come la numerosità dei pazienti ematologici appunto sono aumentati notevolmente, soprattutto perché
stanno guarendo, ci sono molti pazienti che o guariscono, con cui controlliamo la malattia molto bene, quindi abbiamo sempre più pazienti che dobbiamo seguire. Ma ci sono stati quindi dei progressi? Qual è la terapia? Due flash su quali sono le cose di base, le terapie attuali, poi parleremo più avanti anche del futuro. Sì, Umberto, è quello che dicevamo prima, abbiamo detto che aumenta la prevalenza, cioè ci sono più casi seguiti perché in qualche maniera guariamo di più e anche perché esistono farmaci in continuum che garantiscono la perdurare della sopravvivenza. Per quanto riguarda i trattamenti terapeutici nell'ambito di tutte le malattie oncomatologiche, va ricordata sicuramente un approccio chemioterapico che non può essere abbandonato, che è molto vario, in genere polifarmacologico, cioè in genere l'associazione di più farmaci come nei linfomi di Hodgkin o linfomi non Hodgkin, ma anche nelle leucemie acute, oppure anche monofarmaco, come ancora oggi rappresenta il melphalan, soprattutto in quella che sarà poi la fase trapiantologica. E non va dimenticato il ruolo della radioterapia, cioè dell'utilizzo di radiazioni che vanno a uccidere le cellule. Ma sicuramente quello che ha cambiato la storia della terapia di queste malattie è rappresentato da due approcci. Uno è l'approccio immunoterapico, cioè l'utilizzo di sostanze che in qualche maniera modificano o attaccano le cellule basali delle malattie oncoematologiche oppure modificano l'aspetto immunitario nei confronti della malattia. Avremo degli anticorpi, cioè delle sostanze che si legano con le cellule bersaglio da sole, come vedremo rituximab, oppure coniugate, cioè che in qualche maniera trascinano dietro un farmaco. Avremo dei farmaci che inibiscono il checkpoint immunitario, cioè in qualche maniera modulano la risposta immunitaria. Avremo dei farmaci che chiamiamo anticorpi bispecifici, cioè che in qualche maniera legano più cellule, sia del compartimento B sia cellule T, e poi parleremo lungo, credo, dopo di me, su quello che è l'evoluzione ultima, cioè l'utilizzo di linfociti T ingegnerizzati, cioè quelle che si chiamano CAR-T. Non vanno però dimenticato molecole o nanomolecole che hanno una modificazione biologica, che ha modificato la storia delle malattie, primi di tutti questa malattia che si chiama leucemia mieloide cronica, che ha un'alterazione molto peculiare di questo sito BCR-ABL, e con farmaci che inibiscono, questi si chiamano tirosin chinasi, si è modificata la storia, nettamente modificata la storia, lo vedremo forse più tardi, di quella storia naturale della malattia, che oggi è una malattia fondamentalmente guarita. Poi esistono nuovi farmaci che agiscono su vie biologiche come l'ibrutinib, di cui credo parlerà il professor Gainano, e farmaci innovativi che hanno modificato in parte la prognosi di leucemia acuta come la midostaurina, o farmaci attivi, in qualche maniera attivi sul sistema immunitario, che sono la talidomide storica e poi la lenalidomide nella terapia del mieloma multiplo. Questa breve slide di cui ci fermiamo, non vogliamo descriverla, ci dice che in una terapia oggi come il mieloma multiplo ci sia stata una nettissima evoluzione di farmaci, con un discorso storico che parte dagli anni 60 fino agli attuali anni, in cui da una prima parte in cui tutto era focalizzato, vedete, fino agli anni 90 fondamentalmente su una chemioterapia più o meno ad alte dosi, e poi successivamente l'introduzione di molecole, prima molecole biologiche come la talidomide, la lenalidomide e così via, e poi via via con l'introduzione di immunoterapie come può essere il daratumumab, che oggi rappresenta il futuro. Ecco, direi che sicuramente c'è un'evoluzione molto rapida. Questo si traduce anche in un miglioramento proprio della sopravvivenza, perché poi quello che interessa ai nostri pazienti debellare sì la malattia, ma ovviamente vivere più a lungo, insomma. E quindi rispetto agli anni passati è ancora qualche dato, se ci puoi dare, sul cambiamento se c'è stato un impatto nella sopravvivenza, nella lunghezza della vita di questi nostri pazienti.
Certamente sì, Umberto. Scusatemi solo, ecco qua. Parlavamo prima della leucemia mieloide cronica, che fino agli anni 90, quando io ero ancora, ad esempio, studente in questo stesso istituto, era una malattia con una mortalità elevatissima, forse era la peggior malattia che in qualche maniera potessimo affrontare, un circa un 10% di sopravvivenza a lungo termine. Viceversa, progressivamente l'introduzione di farmaci, ma soprattutto questo farmaco che ha rappresentato la storia della leucemia mieloide cronica, che si chiama imatinib, ha consentito di avere pazienti che fondamentalmente sono guariti, 90-88%. Questa curva, che non ho riportato, è ulteriormente migliorata con l'evoluzione dei farmaci, nilotinib, dasatinib e così via, cioè l'evoluzione dell'imatinib. Questo per quanto riguarda la mieloide cronica. Per quanto riguarda i linfomi, soprattutto i linfomi non Hodgkin a cellule B, beh, sicuramente l'introduzione dell'anti-CD20, di questo farmaco che si chiama rituximab, ha dimostrato nettamente l'efficacia e l'aumento di sopravvivenza dei pazienti. Come vedete, questo è l'anno di introduzione del rituximab nelle nostre terapie e come declini la mortalità nel momento in cui venga introdotto. Queste curve, di cui non vogliamo assolutamente analizzarle, ma nella parte più alta, qui in giallo, e questa curva in su, rappresenta il distacco che l'aggiunta di un anti-CD20 rispetto a una chemioterapia standard e una chemioterapia di combinazione immunochemioterapico sia di estremo giovamento nella sopravvivenza di tutti i nostri pazienti. Questo è invece la storia del mieloma multiplo. Come vedete, fino agli anni 2000 con la chemioterapia tradizionale la probabilità di sopravvivenza era limitata. Qui c'è un primo distacco tra gli anni 2006-2010, che è l'introduzione della telidomide e lenalidomide. Vedremo probabilmente dopo come questa curva sia ulteriormente migliorata con i nuovi farmaci innovativi. Leucemia acuta ancora oggi sono un importante problema. Leucemie acute, questa era la sopravvivenza agli inizi degli anni 70, analoga alla leucemia mieloide cronica. Come vedete, questo miglioramento è stato moderato per quanto riguarda le leucemie acute mieloidi, ma comunque miglioramento con l'introduzione qui di, al momento ancora di poche molecole, ma sempre più innovative. Uno l'abbiamo visto, la midostaurina. Ma per quanto riguarda ad esempio la leucemia linfoblastica, come vedete, si è triplicata la probabilità di sopravvivenza, e addirittura per le leucemie acute, che noi chiamiamo promielocitiche, con una terapia con, a base fondamentalmente quasi naturale, con farmaci alcuni della tradizione medicale cinese, come vedete, i nostri pazienti con questo sottotipo di malattia sopravvivono nell'80% dei casi. Benissimo, grazie dottor Frilone per questa esaustiva carrellata sulle nostre principali malattie. Io entrerei un pochino nel merito di alcune di queste malattie, in particolare ad esempio la leucemia linfatica cronica, che è la forma più comune di leucemia che abbiamo nella nostra popolazione, soprattutto nella popolazione occidentale, e spesso noi riceviamo dei pazienti spaventati perché gli viene fatta una diagnosi di leucemia linfatica cronica perché hanno 30.000 linfociti, 30.000 nel loro sangue periferico, 30-40.000, ma stanno bene, però ci arrivano dicendo: mi hanno detto che ho una leucemia, aiuto, cosa mi succede? E quindi chiederei al professor Gaidano magari di dirci qualche cosa di più su questa malattia, soprattutto se è sempre necessario intervenire, perché è chiaro che la parola leucemia spaventa ed è giusto che noi diciamo se è sempre necessario una cura o meno in una malattia di questo genere. Prego, professor Gaidano dall'Università del Piemonte Orientale di Novara. Prego Gianluca. Grazie Umberto. Grazie. Intanto rispondo subito e poi proietto alcune diapositive che condivido. Credo che quello che ti ho detto è molto vero, perché purtroppo nel caso della leucemia linfatica cronica noi portiamo questa eredità di una parola pesante, che è la parola leucemia, ma come ha spiegato molto bene
Roby Ferrilloni prima, le leucemie vere sono altre, sono le leucemie acute ovviamente, e anche per esse c'è un importante passaggio. Infatti, anni fa è stata derubricata la parola leucemia almeno per una frazione di pazienti, cioè quelli che hanno pochi linfociti, non entriamo sul dettaglio, e questi per noi è stato un grande sollievo, no? In ambulatorio togliere questo nome e trasformarlo in una sigla un po' criptica, MBL, Monoclonal B-cell linfocytosis, che però, ecco, ha un impatto psicologico molto differente. E questo credo che, insomma, poco per volta, no? Naturalmente, però è anche importante invece riconoscere che alcuni pazienti effettivamente hanno bisogno della terapia. E qui io adesso vi faccio vedere alcune slide. Un attimo, compaiono, eccoci. Sì, Intanto qui c'è vedono la mia bene. mail per chi ci ascolta, qualora in futuro avesse delle domande, dei dubbi, dei chiarimenti, certamente mi può scrivere, potete fare uno snapshot di questa diapositiva. Quindi è importante, credo, ricordare che la leucemia linfatica cronica, sì, è una malattia, però ha molte storie cliniche differenti. E qui ne ho rappresentate alcune esemplificative. Alcuni pazienti sono altamente stabili, la loro conta dei globuli bianchi e tutta quanta la sintomatologia non evolve nel tempo. Sono pazienti che non richiedono oggi, ma nemmeno in futuro non richiederanno una terapia. E noi oggi possiamo anche cominciare con le tecnologie molecolari a identificare questi pazienti precocemente e a poter, diciamo, predire un atteggiamento clinico di stabilità che potrà non richiedere mai terapia. Quindi questi pazienti ci sono, tutti noi li conosciamo, dipende da 100 a 100, però sono ben codificati. Poi invece all'estremo opposto abbiamo dei pazienti in cui la malattia è rapidamente progressiva, che quindi richiedono un programma di terapia precocemente, ottengono in genere una buona risposta che può durare qualche tempo, poi la malattia di nuovo però recidiva, si passa a una seconda linea di terapia e così via. Questo è di nuovo uno scenario che tutti noi conosciamo molto bene. Naturalmente nel tempo si è profondamente modificato l'approccio, però ecco, e su questo lo potremmo vedere meglio. Ma per rispondere alla tua domanda, davvero non tutti i pazienti richiedono terapia, anzi alla diagnosi una minoranza dei pazienti richiede terapia e alcuni non richiederanno mai terapia durante la loro vita. E quindi Gianluca, siccome magari tra i nostri ascoltatori appunto abbiamo pazienti che hanno una diagnosi di questo genere, per questi pazienti con malattie molto stabili possiamo sicuramente, credo, rassicurarli dicendo che una volta che fanno un controllo una o due volte all'anno quando abbiamo una malattia veramente stabile, può essere sufficiente nel senso di non preoccuparsi perché è assolutamente compatibile con una qualità di vita ottima e soprattutto con una lunghezza di vita sovrapponibile a quella di una persona che non abbia una malattia di questo genere, se concordi con questa mia affermazione. Assolutamente sì, è quello che avevo fatto vedere prima, cioè alcuni pazienti sono così stabili, eccoli, che non richiedono terapia e li possiamo davvero rassicurare. Sono pazienti che normalmente, dopo aver avvalorato che la malattia sia veramente molto stabile, poi noi li vediamo una volta ogni 12 mesi in genere, ecco. Naturalmente, sempre consci che se dovesse comparire un qualche sintomo sospetto, il controllo va invece anticipato. Però Certo. ecco, c'è davvero la possibilità di, come tu dici, di avere una sopravvivenza, un'attesa di vita che è simile a quella della popolazione generale.
Senti, la leucemia linfatica cronica è proprio uno degli esempi in cui ormai la chemioterapia ce la stiamo mettendo alle spalle, perché siamo partiti, hai fatto in questo grafico che tu hai proiettato, stai proiettando, si parla dagli anni 60-70 di chemioterapia e poi cominciano a comparire sigle, per noi, familiari, ma forse per chi ci segue non tanto, che sono dall'immunoterapia, dagli anticorpi monoclonali alla cosiddetta terapia target, nel senso, per tradurre dall'inglese, vuol dire una terapia a bersaglio, nel senso abbiamo dei farmaci che riconoscono degli specifici bersagli molecolari, e la leucemia linfatica cronica è sicuramente un esempio eclatante in questo senso. Ci puoi dire qualcosa di più? Perché sicuramente ormai la maggioranza, io credo, dei nostri pazienti non riceve più chemioterapia. Certo, sì, se, ecco, se possiamo di nuovo proiettare le slide, questo l'ho messo proprio solo per far vedere a chi ci sta seguendo l'evoluzione radicale che c'è stata nella leucemia linfatica cronica, ma non solo negli ultimi decenni, direi proprio solo negli ultimi anni, perché si è passati dalla chemioimmunoterapia alla terapia target, cioè alla terapia bersaglio. E qui dobbiamo riconoscere l'importanza di quello che chiamiamo oggi medicina di precisione. Medicina di precisione vuol dire. Gianluca, non vediamo le slide, vuoi che le proiettiamo Ma io noi da qua o le proietti tu? sono. Ah, perché avevano interrotto la condivisione dello schermo dalla regia. Eccoci, ci siamo di nuovo. Allora, dicevo che in questo grafico facevo solo vedere, no, l'evoluzione, ma anche negli ultimi anni, vedete dal 2015 ad oggi, un'evoluzione drastica in cui la chemoimmunoterapia, lo vedremo tra un attimo, è davvero molto ridotta. E dobbiamo questo al concetto di medicina di precisione. Medicina di precisione vuol dire personalizzare in maniera sartoriale la terapia. Quindi nella terapia standard noi prendiamo il gruppo della popolazione di pazienti, li trattiamo tutti con la stessa terapia, alcuni rispondono, altri no. Con la medicina di precisione vogliamo invece capire prima di dare il trattamento e scegliere il trattamento migliore, che sia A, B, C o D, ma per gruppi omogenei di pazienti. E nella leucemia linfatica cronica è quello che oggi facciamo. Facciamo delle terapie personalizzate sulla base della medicina di precisione. Questo schema può sembrare molto complesso, ma solo per dare l'idea di cosa ognuno di noi fa quando incontra un paziente con leucemia linfatica cronica che richieda terapia. Abbiamo degli snodi decisionali, che sono quelli in giallo, cioè dobbiamo decidere, prendere una scelta sulla base di alcune caratteristiche molecolari della malattia. La prima di queste è un gene che si chiama P53. A seconda dello stato di P53, noi sceglieremo un primo snodo se fare i farmaci non chemioterapici, gli inibitori del B6 receptor di BCL2, li vedremo eventualmente dopo, oppure se invece P53 è normale, dobbiamo fare un secondo marcatore. Questo secondo marcatore, che noi chiamiamo IgHV, ma non entriamo nel dettaglio, di nuovo ci dirà se dobbiamo fare i nuovi farmaci, gli inibitori del B6 receptor, di BCL2, oppure se il paziente cade in un gruppo molto piccolo, anche per età. Quindi, in base ai due snodi decisionali e in base all'età, può ancora giovarsi, sono essenzialmente pazienti più giovani, può ancora giovarsi di un programma di chemioimmunoterapia, però sono un gruppo molto, molto piccolo oggi. E quindi, ecco, questo è l'obiettivo, credo fosse un po' la tua domanda, no? Sì, Cioè, esatto. Direi che questa slide che stai facendo vedere, la slide precedente, è anche questa che ci spiega esattamente questi farmaci a bersaglio molecolare. Ma credo che il messaggio fondamentale sia che adesso siamo in grado di individuare, perlomeno se non proprio per il singolo paziente, per gruppi di pazienti omogenei, delle terapie diverse che quindi si adattano meglio alla situazione clinica di ogni paziente, basandosi proprio su questo
schema che tu hai presentato. Una domanda molto semplice: noi nei nostri centri credo che tutti sono a disposizione questo tipo di terapie. Com'è la situazione soprattutto in regione Piemonte, secondo te, dal punto di vista? Io credo che la situazione nella nostra regione sia molto buona e partirei dai test, perché questi sono test salva vita, perché abbiamo un antidoto per superare il valore eventualmente prognostico sfavorevole di questi test che ho messo in giallo. Quindi ogni paziente che richieda terapia deve davvero essere analizzato molecolarmente per P53 e per le mutazioni delle immunoglobuline. Questi sono davvero test salva vita. Poi oggi la situazione in Piemonte è molto buona, perché noi abbiamo una possibilità ampia di dare questi farmaci innovativi per i pazienti con, e questo vale però per tutto il territorio nazionale, con l'eccezione dei pochi pazienti giovani con leucemia linfatica cronica per i quali ancora, e c'è un razionale, si ricorre alla chemioimmunoterapia. In tutti gli altri casi, oggi il nostro centro, ma credo la maggior parte di noi, sceglie terapie target. Le terapie target sono, si intende, una terapia bersaglio contro dei marcatori, contro delle molecole specifiche della malattia e che quindi configurano delle terapie cosiddette intelligenti, alta efficacia, bassa tossicità. Ecco, sì, sono d'accordo, anche noi a Candiolo sicuramente stiamo privilegiamo quando, quando c'è l'indicazione, ovviamente che ormai la maggioranza dei casi di leucemia linfatica cronica ha questo tipo di terapia target, però tu hai detto una cosa che vorrei approfondire un attimo, perché tu hai detto bassa tossicità e concordo in linea di massima, però secondo me non bisogna dire, non bisogna dimenticare che tutte le medicine, anche queste, pur non essendo chemioterapiche, possono avere degli effetti collaterali, quindi devono essere ovviamente condotte da esperti ematologi in questo campo, nel senso che non bisogna pensare che non abbiano effetti collaterali, ne hanno magari diversi, no, rispetto alla chemioterapia. Certo, sì, certamente, questo di nuovo, ma la parola farmaco in greco vuol dire veleno, no? Quindi è certo. Una sostanza che nell'organismo in genere, salvo alcune eccezioni, che in genere non c'è. Quindi naturalmente anche questi nuovi farmaci hanno un profilo di tossicità, però attenzione, è una tossicità molto differente rispetto a quella della chemioimmunoterapia ed è una tossicità che oggi tutti gli ematologi hanno imparato a gestire bene. Per esempio nel nostro centro, ma credo in molti, ci siamo attrezzati con un ambulatorio di cardioematologia settimanale. Dentro l'ematologia vengono i cardiologi e valutano per i pazienti che devono fare ad esempio ibrutinib, valutano la condizione cardiaca, no, del cuore, perché sappiamo che ibrutinib può avere, anche se in casi rari, un effetto sulla elettricità del cuore. Però sono, se noi ricordiamo gli anni della chemioterapia, no, sono naturalmente tossicità diverse ma anche globalmente molto maneggevoli, quindi si è fatto un passo avanti e con un'efficacia davvero molto elevata, con un meccanismo molecolare molto innovativo, e anche farmaci che sono delle piccole pastiglie, ecco. Però per arrivare a questi farmaci, questo è un concetto che credo sia importante, per arrivare a questi farmaci che bersagliano in maniera intelligente la leucemia linfatica cronica, ma vale anche per gli altri, bisogna davvero conoscere la biologia della malattia, che può essere molto molto complessa. Nella leucemia linfatica cronica sono coinvolte migliaia di geni, ma poi, e qui è un passo importante, bisogna scegliere accuratamente i bersagli veramente utili ed efficaci. Quando uno va al supermercato, viene spesso, pensa che più sia meglio e fa una spesa disordinata. Invece qui bisogna scegliere davvero oculatamente, sulla base paziente per paziente, con la logica della medicina di precisione, infatti. Gianluca, forse volevo chiederti ancora adesso, a parte la leucemia linfatica cronica, su cui sicuramente abbiamo
passi enormi in avanti, ma questo tipo di malattie e di, scusami, di terapie tardive, di terapie molecolari in altre forme di leucemia, quali le leucemie mieloide, vedo che qui stai facendo vedere alcune cose, cioè le leucemie acute, che sono sicuramente una malattia aggressiva, un tumore ad alta malignità in cui non possiamo ancora fare a meno della chimioterapia, c'è comunque anche in questo campo qualche cosa che ci puoi dire di miglioramento, di introduzione di terapia target? Assolutamente sì, Roberto Preilone ne ha già accennato prima, parlando di midostaurina nelle leucemie acute mieloidi, che rimangono ancora oggi una malattia davvero molto seria, per la quale c'è ancora tanto da fare nella ricerca, però ci sono delle cose nuove. Quindi nelle leucemie acute mieloidi la chemioterapia rimane ancora oggi un cardine, e però abbiamo imparato a conoscere il genoma di queste leucemie, a conoscere bene la biologia, e da qui, per esempio, sono emerse le mutazioni di questo gene, FLT3, ma non andiamo nel dettaglio. Questo gene, quando è mutato, diventa come un acceleratore dell'automobile che non torna più indietro, no? Incassato, diciamo, a tavolette, non si riesce a farlo, e quindi le cellule continuano a crescere. Ma oggi abbiamo degli inibitori. La midostaurina è un inibitore che abbiamo già oggi ad ampia disposizione, come ha detto prima Roberto Freilone, però abbiamo anche degli inibitori nuovi che sono in fase avanzata di studio clinico. Tutti i nostri centri credo partecipano a questi trial, e quindi questa è una logica di medicina di precisione. Questa è un'opzione, ma se pensiamo invece alle leucemie acute linfoidi, che nell'adulto sono meno frequenti, ma ci sono, anche in questo caso abbiamo dei farmaci altamente innovativi, in particolare degli anticorpi. Il nome del primo che usiamo si chiama blinatumomab. È un farmaco molto innovativo ed efficace che in pratica porta vicino le cellule di leucemia con delle cellule poliziotto che ci sono nel nostro organismo, del sistema immunitario, che però non sempre incontrano le cellule di leucemia per ucciderle. E invece questo anticorpo le attrae una vicino all'altra, e quindi i linfociti T possono più facilmente uccidere le cellule di leucemia. È un farmaco davvero molto innovativo, che avrà tante ripercussioni come modello. Grazie Gianluca, io credo che nel frattempo volevo dire a chi ci sta seguendo, perché vedo che stanno arrivando delle domande, che le domande le teniamo un attimo in stand-by e alla fine di delle presentazioni, che saranno brevi, poi faremo una discussione collegiale rispondendo a tutte le domande che ci stanno arrivando. E volevo passare dalle leucemie ai linfomi, di cui il dottor Fellone ci ha già accennato qual è la realtà, e soprattutto il fatto che stiamo sicuramente migliorando in maniera significativa la terapia dei linfomi, e soprattutto con l'introduzione dell'immunoterapia, dell'anticorpo classico che è il rituximab, però nella maggior parte dei casi continuiamo a non poter fare a meno della chemioterapia, anche se abbiamo, credo, all'orizzonte, direi non solo all'orizzonte, ma già nella nostra pratica, delle forme decisamente più evolute di immunoterapia, sia di immunoterapia con nuovi tipi di anticorpi, sia di immunoterapia cellulare. Si è fatto nell'ultimo anno, negli ultimi 2 anni, un gran parlare anche a livello di media, anche a livello di giornali, di immunoterapia cellulare, di cellule CAR-T, che sono forse una delle cose tecnologicamente più avanzate che possiamo adottare nella terapia immunologica dei linfomi, e chiederei al professor Ladetto di darci qualche flash su questi passi avanti dell'immunoterapia dei linfomi. Prego Marco, vuoi dirci Buongiorno a qualcosa? tutti, grazie Umberto per la domanda, che tocca un tema che mi interessa molto e che quindi ben volentieri affronto.
Cerco di condividere lo schermo, spero lo vediate a questo punto. Sì, io almeno sì. Eccoci qua, lo cerco di rendere un po' più grande, eccoci qua. Allora, ecco. Parliamo veramente del... questi sono gli anni in cui l'immunoterapia entra nel, così pesantemente nell'utilizzo e nel trattamento dei linfomi. Come sempre bisogna tributare... anche il giusto ruolo al passato, a chi per un secolo ha cercato questo di e ha concepito l'idea che si potesse sfruttare il sistema immunitario per colpire i tumori. Quindi rifaccio al primo che ha ipotizzato i proiettili magici, che ed è Paul Ehrlich, questo importantissimo medico tedesco che aveva ipotizzato fin oltre 100 anni fa la possibilità di colpire le cellule tumorali con delle molecole che assomigliano veramente poi molto a quelli che sono gli anticorpi monoclonali che noi utilizziamo. Quindi 100 anni di storia, 100 anni di sperimentazione, oggi finalmente i risultati. Sono passati 100 anni per poter vedere finalmente questa diapositiva, che è di grande soddisfazione, che ha già fatto vedere il dottor Frilone, sul fatto che l'arrivo di un anticorpo monoclonale, di un'immunoterapia, tra l'altro neanche perfetta, neanche ottimale, con alcuni limiti, non ancora capace di... diciamo così, di sviluppare tutta la potenza di fuoco che un approccio di questo genere può mettere in campo, comunque ha cominciato a ridurre drasticamente la mortalità dei pazienti per linfoma. Questo è quello che oggi abbiamo, e abbiamo già molti anticorpi a disposizione, ma dobbiamo veramente pensare questo approccio come un approccio veramente potenzialmente un mondo che si apre, perché abbiamo un anticorpo che riconosce il CD20, abbiamo anche l'anticorpo che riconosce altre molecole, il CD30 che si usa nel linfoma di Hodgkin, ma le possibili molecole target, cioè i possibili bersagli che possiamo pensare di andare a pescare sulla cellula per, diciamo così, indurre una risposta, quindi per ucciderla, per colpirla, diciamo così, riconoscendo bene o male quali sono le sue bandiere, le sue diciamo così, elementi di riconoscimento, è amplissima. E non solo, l'anticorpo possiamo usarlo in quanto tale, cioè come una molecola, diciamo così, che già di per sé induce la distruzione delle cellule mediante l'attivazione del complemento, ma possiamo anche pensare di potenziarlo aggiungendo delle sostanze tossiche, delle tossine, che in questo modo vengono veicolate con estrema precisione sulla cellula tumorale. Tutti questi sono approcci che ovviamente vengono perseguiti in forme diverse di linfomi. I linfomi sono veramente diverse decine, quindi ciascuno può avere bisogno di approcci particolari. Il professor Gaetano citava molto la medicina di precisione, anche qui dovremo valutare degli approcci differenti per patologia, ma veramente con un armamentario che si va progressivamente arricchendo per numero di bersagli, ma anche per potenza che possiamo caricare sul bersaglio che desideriamo andare a colpire. Quindi sicuramente risultati molto molto importanti. La cosa più moderna, in realtà, che ha già citato il professor Gaetano, nel campo delle terapie non cellulari, quindi nel campo delle terapie che sono degli anticorpi monoclonali, quindi non delle vere e proprie cellule che vengono iniettate, sono questi anticorpi bispecifici, cioè quegli anticorpi che vanno a prendere la cellula più importante del nostro sistema di difesa, ovvero il linfocita T, e la portano vicino alla cellula tumorale, favorendone e attivandola in modo tale che queste cellule possano in qualche modo, in modo molto professionale, molto efficace, eliminare la cellula cancerosa, la cellula linfomatosa. E oggi siamo molto avanti in questi concetti sui linfomi, ma è possibile, e anzi probabile ed auspicabile, che anche in altre patologie questo modo di approcciare le malattie tumorali prenda piede e venga sempre più utilizzato. Ecco, su questo, Marco, permettimi solo una breve interruzione. Sugli anticorpi bispecifici credo che vada forse detto, per renderlo più anche di facile comprensione a tutti, quando una persona ha un tumore, vuol dire che il nostro sistema immunitario, che in questo caso tu hai giustamente detto le cellule T sono quelle che sono predisposte alla nostra difesa contro i tumori, in qualche modo ha fallito, nel senso che sono
sono addormentati, sono silenziati e quindi questi anticorpi hanno, come altri anticorpi simili, hanno proprio lo scopo di risvegliare, di prendere queste cellule del sistema immunitario, delle cellule T, metterle contemporaneamente vicino alla cellula linfomatosa e fare in modo che la cellula T distrugga la cellula linfomatosa. Esistono, per fortuna, è una strada molto molto promettente, perché anche in campo di tumori solidi, pensiamo ad esempio nei sarcomi, cominciano a svilupparsi delle sostanze simili che potrebbero sicuramente cambiare anche la prospettiva di terapia anche in altre forme tumorali. E questo è sicuramente un passo avanti in cui l'ematologia sta correndo, ma credo che anche altri campi dell'oncologia hanno sicuramente stanno percorrendo la stessa strada. E quindi il sistema immunitario, per quanto riguarda i linfociti T, è sicuramente quello fondamentale nel cercare di eliminare il nostro linfoma. E adesso vedo già che tu stai facendo vedere qualche cosa di più, un po' più sofisticato rispetto agli anticorpi, un modo per modificare il linfocita T e renderlo ancora più cattivo, diciamo, contro la cellula linfomatosa, ancora più armato contro la cellula linfomatosa. Quindi se ci spieghi in parole semplici cosa sono le CAR T, di cui si parla, come dicevo, già da un paio d'anni, vediamo anche i risultati che abbiamo ottenuto in questi anni. Prego Marco. Ecco, sì, le CAR T sono veramente l'ultima frontiera di questo tipo di percorso. Si tratta di prendere questo linfocita T, questa cellula, diciamo così, che comunque è un killer professionista, capace di uccidere in modo specifico le cellule tumorali, armarla con una molecola, quindi attraverso un meccanismo di ingegneria genetica, di trasfezione genetica, armarlo con una molecola di cui parleremo un pochettino più dettaglio, che comunque ha, diciamo, alcune caratteristiche di un anticorpo, per dargli fondamentalmente renderlo particolarmente specifico e adatto ad andare a colpire le cellule tumorali, quindi creando una cellula chimerica che non esiste nel corpo umano, non esiste nessun essere vivente, ma capace di svolgere professionalmente un ruolo di killer delle cellule tumorali. E effettivamente in questa figura vedete proprio questa figura, secondo me molto bella, al microscopio elettronico, che dimostra come il linfocita T è in grado di andare a riconoscere, dare questo colpo mortale alla cellula tumorale che ne rappresenterà la lisi. E l'unico modo per renderla più semplice, per dare un paragone anche cinematografico, che mi è venuto in mente, mi ricorda, io sono un cinefilo, mi ricordo un film di Quentin Tarantino, Kill Bill, in cui effettivamente questa guerriera viene armata da un grande esperto di Kung Fu di un colpo mortale che in qualche modo assomiglia al colpo che viene, diciamo così, vibrato dalla cellula CAR T alla cellula tumorale, e in qualche modo per dare l'impressione dell'efficacia di killer specifico che queste cellule hanno. E in effetti, andando a vedere un po' più nel dettaglio, ma senza complicarci troppo la vita, noi dotiamo di questo recettore chimerico, quindi recettore creato dall'uomo montando pezzi diversi di proteine presenti nelle cellule T e nelle cellule B, quindi creando una sorta di arma finale, crea uno strumento che non richiede più tutta una serie di interazioni complicate al linfocita T per poter spiegare la sua funzione. Gli basta interagire solo con questa arma mortale per poter riconoscere la cellula tumorale e ucciderla in modo estremamente efficace, quindi dando un valore aggiunto molto più ampio rispetto a qualunque altro meccanismo di killing, comunque magari fisiologico di altra natura, proprio per permettere al sistema immunitario di superare quel tumore e di sconfiggere quel tumore che non era riuscito a tenere sotto controllo precedentemente. Queste sono altre immagini che sempre per far vedere la bellezza anche proprio così
anche iconografica di questo tipo di meccanismo cellulare, con questi contatti immunologici che poi esitano fatalmente nella morte della cellula tumorale. E oggi non abbiamo un tipo di carcinoma, ne abbiamo addirittura già due disponibili in commercio, e in Piemonte ci sono due centri che sono autorizzati per fornire le molinette e Alessandria, e effettivamente possiamo oggi utilizzarle commercialmente come terapia in indicazione sia nelle leucemie acute linfoblastiche nei pazienti fino a 25 anni, sì, è questo solo il Tisa-cel, e sia nei linfomi diffusi a grandi cellule che ovviamente hanno fallito, terapie più semplici, più praticabili, che comunque possono essere molto efficaci e guariscono già la buona parte dei pazienti. Se queste non bastano, possiamo pensare di avviare i pazienti con determinate caratteristiche, sufficientemente giovani, eccetera, perché non è tutto semplice in questo tipo di trattamenti, a programmi di terapie con cellule CAR-T. Questi sono i risultati. Io non amo, in un contesto così divulgativo, andare troppo sulle curve, sicuramente, ma far vedere che questi sono pazienti che avevano già fallito linee di terapia precedenti, ma nonostante questo fallimento possono alcuni, non tutti, vedete che purtroppo alcuni non guariscono neanche questa terapia, ma molti possono ottenere delle risposte prolungate che probabilmente sono effettivamente l'anticamera della guarigione. Qui mi fermo. Ecco, sì, anche perché adesso magari affrontiamo un attimo quello che stai qui facendo vedere. Io ovviamente voglio stare coi piedi per terra anche rispetto a chi ci sta seguendo, perché sennò le CAR-T sono un'ottima terapia, però bisogna onestamente dire che la selezione dei pazienti che siano eleggibili alle CAR-T è piuttosto ferrea, nel senso che dobbiamo avere pazienti che abbiano meno di 70 anni, che abbiano delle buone condizioni generali, che non abbiano delle altre patologie associate troppo complesse, come problemi cardiologici, come problemi di tipo neurologico e così via. E soprattutto bisogna onestamente dire anche che, a differenza della terapia con anticorpi, le CAR-T possono indurre una tossicità anche importante, anche se adesso abbiamo imparato rispetto ad anni fa a maneggiare questa tossicità. E per ultimo, poi vorrei che tu lo commentassi, anche il fatto che i costi di queste CAR-T sono molto elevati, quindi questo va detto onestamente, proprio per selezionare i pazienti, non perché costino tanto, ma diciamo per dare la terapia più giusta al paziente giusto, in modo che noi sappiamo una terapia efficace, in modo da poter risolvere possibilmente il linfoma di quel paziente e non dare una terapia che probabilmente possa essere poco efficace, ma più tossica, un paziente che è destinato a non rispondere. Cosa ne pensi, Marco? Assolutamente sì, infatti questa diapositiva che ho preparato in qualche modo delinea quello che tu hai detto. Ovviamente è importante far vedere l'importante progresso legato al trattamento, ricordandosi però che uno è una terapia nuova e una terapia che ha tutte le limitazioni che hai detto. In effetti io ho cercato in modo molto semplice di evidenziare i problemi di efficacia. Non è una terapia, non è una panacea che cura tutti i pazienti con linfoma, non è affatto diffusa a grandi cellule, quindi, e non parliamo poi di tutti gli linfomi in generale, che sono un capitolo ancora più ampio. Abbiamo dei pazienti che purtroppo non rispondono, e la risposta che dobbiamo dare a questa situazione e continuare a studiare, perché si possono pensare delle CAR-T più efficaci di quelle che usiamo oggi. Le CAR-T che usiamo oggi non sono le CAR-T che useremo tra 10 anni, quindi sicuramente c'è tutto un progresso volto a migliorare l'efficacia. Abbiamo dei problemi di tossicità, e non tutti i pazienti, come hai detto giustamente tu, possono tollerare le CAR-T. Al momento attuale le CAR-T sono da riservare a gruppi di pazienti con caratteristiche di età e di fitness, cioè di buono stato di salute assolutamente selezionato. Il nostro compito è anche quello di pensare a delle CAR-T che siano meno tossiche. Anche questo è un divenire che ci deve mettere in una prospettiva di ottimismo, perché così come
potremmo migliorare l'efficacia, potremmo anche pensare di ridurre la tossicità di questi trattamenti. E poi ci sono dei problemi oggettivamente di accesso, cioè è questo forse il problema in cui anche il sistema sanitario nazionale deve impegnarsi, perché sicuramente sono terapie molto costose che ovviamente bisogna tenere conto di questo aspetto. Al momento ci sono delle indicazioni che giustamente sono ristrette, e sarà importante fare delle buoni studi dei buoni studi di real life per cercare di capire se questi criteri ristretti si possono in qualche misura allargare. È importante che ci siano un numero adeguato di centri capaci di erogare questa terapia, anche perché se adesso le CAR-T le abbiamo nei linfomi diffuso a grandi cellule, presto le avremo probabilmente anche in altre patologie, avremo in futuro delle indicazioni più ampie. Per fortuna ci sono tantissime companies che stanno lavorando per sviluppare nuove CAR-T, in qualche modo la competizione è sempre un meccanismo importante per garantire il progresso e anche costi minori, perché fatalmente se due prodotti sono in competizione il costo poi finirà per ridursi, e un problema di accessibilità a cui dovremo occuparci noi come Sistema Sanitario Nazionale e a livello anche globale, per cercare di garantire queste terapie che oggi, ricordiamo, sono terapie complesse che richiedono un centro molto molto così qualificato, che ha fatto un percorso di training per poterlo utilizzare, ma poi anche richiedono una lavorazione estremamente complessa da parte della casa farmaceutica, un'interazione logistica molto delicata, quindi una cosa che non è così facile da applicare poi sempre e comunque nel singolo caso. E tant'è che al momento le CAR-T sono un discorso che vale solo per certi paesi. Quello che posso dire è che sicuramente ci sono tantissimi modi per cercare di migliorare questo tipo di percorso, sia per renderle meno tossiche, magari selezionando meglio, addirittura utilizzando due recettori all'interno della stessa cellula per cercare di riconoscere più specificamente o con più potenza determinati target. Tutto questo è un percorso che sicuramente ci offrirà negli anni a venire delle importanti soddisfazioni. Questo per dirvi soltanto il mondo CAR-T come sta andando. Questo, vedete, innanzitutto questa diapositiva che fa vedere non dove si fanno le CAR-T commerciali, ma dove si stanno facendo sperimentazioni sulle CAR-T, è una mappa che copre soltanto una parte del mondo, e quindi questo ci deve anche richiamare il fatto che terapie così importanti devono diventare veramente di accesso globale. Dall'altro, questa immagine fa vedere tutte le companies che nel mondo stanno investendo e sperimentando nel campo del CAR-T, e quindi con dei risultati che stanno vedendo, tant'è che ben presto avremo una nuova CAR-T da utilizzare in un altro linfoma, che è il linfoma mantellare, che al momento non è ancora trattabile con le CAR-T che abbiamo a disposizione. Quindi, da un lato, luci e ombre. Le luci sono nell'enorme possibilità di sviluppo di questo trattamento, l'ombra è comunque la tossicità che ancora c'è e la complessità di seguire questo percorso e di rendere accessibili questi trattamenti. Questo avrei finito. Sì, grazie Marco. Io devo dire che luce e ombra, hai fatto bene a dirlo. Io adesso ricordo con piacere uno dei primi pazienti che ho trattato 2 anni fa, ancora in campo di quando ero in campo di sperimentazione clinica, che quindi un paziente con un linfoma aggressivo che aveva fallito varie terapie, compreso il trapianto, infondendo le CAR-T nell'arco di un mese il suo linfoma si è praticamente squagliato come neve al sole, ed è tuttora, per sua fortuna, vive in remissione completa e sta molto bene. Quindi sicuramente ci sono delle importanti luci che dobbiamo andare avanti. Sottolineo anche il fatto che è anche molto importante, ne abbiamo discusso giusto ieri tra di noi, una stretta collaborazione a livello regionale tra i centri che fanno effettivamente le CAR-T e i centri che hanno in gestione i pazienti, che devono preparare il paziente e trattare il paziente prima delle CAR-T e seguirlo dopo le CAR-T. Quindi la collaborazione tra tutti noi è sicuramente uno dei punti di potrà essere uno dei punti di successo della terapia, per la terapia di questi pazienti. Io ti ringrazio di questo bel approfondimento. Passerei a un'altra malattia di cui abbiamo accennato all'inizio, che è il mieloma,
Abbiamo, il dottor Fellone ci ha fatto vedere un po' quali sono i sintomi del mieloma e anche lì siamo passati da una vecchia chemioterapia a farmaci più innovativi e vi chiederei al professor Massaia da Cuneo se ci sono anche in questo campo delle terapie immunologiche, che cosa si può dire. Vedo che fa una e ne approfitto anche per chiedere a Massimo e per leggere una delle tante domande che ci stanno arrivando, così magari Massimo ci risponde in diretta. Mi chiedono: chi ha la componente monoclonale alta, cosa deve fare? Buongiorno a tutti. Ma allora rispondiamo, illustrando questa slide rispondo alla domanda. Roberto Freilone ha già ben descritto le caratteristiche della malattia. Sono queste cellule che crescono nel midollo le quali producono appunto questa proteina. Sono tutte plasmacellule, sono tutte uguali, quindi tutte fanno esattamente lo stesso anticorpo. Noi possiamo, misurando la quantità di questo anticorpo che circola nel sangue, possiamo effettivamente predire se, più che altro possiamo decidere la frequenza con cui è opportuno controllare questa persona. Se sappiamo per esempio che sotto un certo valore possiamo permetterci magari dopo un primo follow up e la ricontrolliamo a breve, magari nei primi 6 mesi la controlliamo un paio di volte, poi la ricontrolliamo un'altra volta magari nel semestre successivo, vediamo che rimane stabile. Certo che se troviamo una componente monoclonale, faccio un esempio, di 3 grammi ed oltre, probabilmente dobbiamo o rendere più frequenti i controlli o ad andare, diciamo, approfondire quante di queste cellule ci sono nel midollo, per esempio, che fanno la proteina. Ci sono dei sistemi di score, diciamo, di punteggio, che è molto semplice: uno, proprio quanta componente monoclonale c'è nel sangue, andare a vedere il midollo, quante plasmacellule ci sono nel midollo. Il dottor Freilone ha detto proprio, ha spiegato bene quali sono i sintomi. È chiaro che io non devo aspettare possibilmente la comparsa di tutti questi sintomi per intervenire, però in questo momento non abbiamo ancora tante evidenze che un intervento precoce sia così efficace nel mieloma. Dobbiamo monitorare molto stretta la componente monoclonale, e un altro aspetto è anche una piccola parte della componente monoclonale. Questo è un anticorpo, cioè i miei colleghi hanno fatto vedere come sono fatti gli anticorpi. Gli anticorpi sono fatti da vari pezzettini. Nel mieloma a volte il danno maggiore, più che farlo la componente, l'anticorpo di per sé intero, lo fanno i pezzettini di questo anticorpo, queste catene leggere. Qui devo spostare i miei colleghi perché sennò non li vedo, non vedo quello che lo fa rivedere, e allora andare anche a misurare per esempio la catena leggera, questa catena leggera nel sangue, nel plasma, quindi monitorando la proteina, quanta ce n'è, anche il tipo, e la catena leggera, quanta ce n'è. Ci sono due tipi di catene leggere, quindi è importante vedere se sono in un rapporto ancora fisiologico, se sono in un rapporto, diciamo, tollerabile. Quindi monitorando questi parametri noi possiamo marcare più o meno stretto, quindi il signore o la signora che ha chiesto deve essere rassicurata dal fatto che, tenendo d'occhio questi parametri, noi riusciamo ad intervenire precocemente e ci sono degli score pubblicati facili, cioè non sono esami sofisticati. Qui non parliamo di biologia molecolare o di esami particolari, qualsiasi laboratorio li può fare, qualsiasi medico, se avvisato di questo, può tenere d'occhio la situazione. E Marco l'ha detto, citava Early, che io penso che sia doveroso anche nel caso del mieloma. Il mieloma è stato forse il primo tumore del sangue in cui si è data importanza non soltanto alle cellule della malattia, del tumore, ma anche al microambiente. E diciamo in epoca moderna, ma questo signore Paget nel 1889, di nuovo, no, per dire quanto siamo debitori nei confronti di persone che sono state veramente visionarie e geniali. Lui aveva, in generale, lui si occupava di tumore della mammella, quindi non di mieloma, però aveva immaginato le cellule tumorali, e in questo caso io direi la plasmacellula, come un seme, no? Il seme è importante, quindi è importante sapere
quanti semi, quante cellule tumorali ho nel mio organismo, ma è importante, i semi di per sé, se non sono seminati in un terreno fertile, non cresceranno mai, ed è quello che capita nel mieloma proprio. Le plasmacellule iniziano ad essere in un piccolo numero nel midollo osseo. Il midollo osseo, che è qui rappresentato, no, rappresenta proprio il terreno fertile ideale se queste cellule hanno delle, scusatemi, hanno delle caratteristiche di particolare aggressività, la condizione ideale per crescere e dare origine alla malattia. Quindi è stato il primo esempio di, diciamo, in cui noi abbiamo applicato delle terapie all'inizio che andavano solo a colpire la cellula tumorale, quindi quello che citava il dottor Frailone, i primi chemioterapici, cioè l'obiettivo era andare uccidiamo la cellula tumorale. Poi ci siamo resi conto che c'era questo meccanismo che promuoveva la crescita, no, delle cellule tumorali, e siamo andati ad agire con dei farmaci che invece andavano a targettare, come si dice, a colpire il microambiente. E questo, come vedete, l'ha già fatto vedere il dottor Frailone, però per tradurre, no, per far vedere come ciò che noi poi sperimentiamo nella pratica clinica riflette le conoscenze che noi acquisiamo sulla biologia delle malattie, quindi la ricerca di base, la ricerca traslazionale, altro che se sono importanti. Vedete, qui le curve per tanti anni, qui sono mielomi curati in questo quinquennio, mielomi curati in questo quinquennio, vedete che dal 1900, per 40 anni poco è cambiato. Poi una prima segno di che qualcosa sta cambiando, trapianto autologo, abbiamo lavorato sul seme, intensificato la terapia per colpire le cellule della malattia. Poi invece vedete, dopo il 2000 che cosa capita? Invece entriamo in pista con i farmaci che vanno a agire sul microambiente. Quindi proprio l'esempio di un approccio di terapie prima concentrato sulla cellula tumorale e poi proprio sul microambiente. Le curve, ha ragione Marco, l'ha detto, le curve lasciano sempre il tempo che trovano, però noi siamo contenti, abbiamo migliorato l'aspettativa di sopravvivenza dei nostri pazienti, eccetera. Però se noi andiamo a vedere quanto un mieloma diagnosticato tra il 2010 e il 2012, se vive come un suo coetaneo, no? Vedete che siamo ancora, anche nel 2010-2012, chi viene diagnosticato? Adesso sono passati altri 8 anni e le cose sono molto cambiate per i motivi che abbiamo accennato prima dell'immunoterapia, eccetera, però finché noi abbiamo fatto le terapie migliori che lavoravano sul microambiente, questi nostri pazienti, vedete, che comunque sono penalizzati nei confronti di coetanei che non hanno il mieloma. Quindi questo è un dovere che noi abbiamo, di cercare di portare queste aspettative di vita esattamente uguali. Certo, queste sono persone magari che, perché uno può dire, beh, ma sono persone anziane, tra virgolette, perché fra un po' anch'io sono anziano ormai, non sono ancora un grande anziano, ma sono già tra gli anziani. Però, no, noi dobbiamo fare in modo che le curve siano le stesse. Bisogna che far morire, se possiamo, di vecchiaia anche queste persone. Ed ecco che qui quello che è successo proprio negli ultimi 10 anni, diciamo. Ecco quello di cui ha parlato chi mi ha preceduto, la comparsa dei CAR-T, gli anticorpi bispecifici, gli anticorpi monoclonali, quindi veramente un grande fiorire di immunoterapia. E il sistema immunitario, l'hanno detto bene i miei colleghi, come uccide le cellule cattive, come le fa fuori? Le fa con delle cellule che noi chiamiamo killer in senso generale, ma ci sono vari tipi, eccetera, e con gli anticorpi. Vedete sotto dove si sta lavorando per renderli più efficaci. Questo perché? Ecco, ma Massimo, dimmi, una domanda, mentre hai citato le CAR-T, perché Marco l'ha detto, ci ha fatto vedere. Torno indietro? Ma semplicemente sì. Ci ha fatto vedere le CAR-T nei linfomi che sono in questo momento in pratica clinica. Le CAR-T nel mieloma sappiamo che hanno dei dati della sperimentazione molto buoni e ormai le sperimentazioni sono concluse. E quindi cosa prevedi? Nel senso, le CAR-T nel mieloma le avremo al di fuori della sperimentazione clinica dei nostri centri, ma diciamo nella pratica clinica potremmo pensare di
prossimo anno avere le CAR-T anche approvate, sì, per il mieloma? Siamo un pochino in ritardo rispetto ai linfomi, se posso dire, un po' perché nei linfomi si è sfruttato il fatto di avere a disposizione un target che era quello che sfruttavamo con rituximab, e quindi conoscevamo bene l'anticorpo, eccetera, quindi sapevamo che colpire quel target nei linfomi era efficace. Nel mieloma, se pensi, non abbiamo avuto un rituximab equivalente, un anticorpo come rituximab che ha dato di per sé già solo lui un significativo miglioramento delle terapie. Lo stiamo sperimentando adesso, hanno identificato degli antigeni sulle plasmacellule, anche in questo caso come sono tutte sigle molto spesso, eccetera, e abbiamo già degli anticorpi che stiamo utilizzando con efficacia anche nel mieloma. Quindi io mi aspetto che nell'arco, non penso del 2021, probabilmente fine 2021-2022 è possibile che ci siano delle armi anche nel mieloma. Il mieloma, se posso dire, i risultati sono buoni, ma è un pochino più difficile forse ottenere dei risultati a lungo termine. Quindi mentre nei linfomi, quando c'è la risposta, spesso una risposta duratura, nel mieloma invece purtroppo a volte i nostri pazienti tendono a perdere un po' prima la risposta, e quindi si sta cercando di lavorare su CAR-T di seconda e terza generazione. Quello che volevo, che ha citato Marco, l'ha detto, no? Questa è quando lavoravamo insieme un vecchio video che voglio farvi vedere, no? Al microscopio, però solo per darvi l'idea di farvi vedere esattamente come sono differenti. Se noi andiamo a prendere le cellule killer di una persona, posso essere io, posso essere eccetera, e in laboratorio, chiaramente, questa è una cellula killer, un linfocita T, e questa è una cellula tumorale. Sono colorate con due sistemi differenti e vedrete, io spero che questo parta, perché prima è partito, invece vedo che qui non parte, ho fatto la prova. Mi spiace perché era un bel filmato, ma posso, scusate, provo a vedere, a interrompere un attimo e poi a ricondividere. Vediamo questo, se riusciamo. No, va bene, si vede che non funziona. La nostra regia, possono aiutare il professor Massaia o no? Ma so perché, perché prima ho provato ed è partito, ma comunque... Fa lo stesso, volevo, se riusciamo bene, se no fa lo stesso. Adesso comunque... non vediamo te, che è sempre... Ah, scusatemi, non sto più condividendo. No, allora direi che... scusatemi. Allora riproviamo a condividere. Scusa, dottor Massimo, se lei prova magari a visualizzare solamente il video, visto che l'ho inserito... Sì, l'ho inserito, però... Se allora... hai il file direttamente... Sì, il file è sulla penna. Prova così. Allora provi a condividere il desktop anziché il PowerPoint e poi a lanciare il video, così forse riusciamo a vederlo. Allora sì, allora adesso qui mi sono incasinato, chiudo questo, quindi. Ok. Allora condivido lo schermo. Qui c'è la mia cosa, ecco qua. Facciamolo partire di qui, può darsi che di qui ci riusciamo, perché dovrebbe essere nella stessa cosa. Ecco qua, adesso si allora vede. Noi stiamo però vedendo solo... No, lo vedete? No, vediamo la cartella con tutto l'elenco dei file. No, allora, io sono in condivisione schermo, quindi io lo vedo, faccio una nuova condivisione. Provi sia a interrompere questa e a rifare proprio la condivisione del desktop. Ok, lo vedete? Adesso sì, grazie. Ok, prego. Vedete, allora, rifacciamo il tutto. Vedete, questa cellula T di una persona sana, vedete come si avvicina? Vedete? Proprio la colpisce, la fa morire. La fa morire, la morte è proprio documentata dal fatto che finché questa cellula tumorale era viva, aveva questo colorante verde dentro. Nel momento in cui il linfocita T gli arriva contro, no? Proprio lo abbraccia in una sorta di bacio mortale, vedete come muore. Se noi proviamo a fare la stessa cosa con un linfocita T, qui vedete sono già cellule un po' diverse, ma con un linfocita T contro una cellula tumorale di un paziente,
Allora, vedete che qui in realtà, guardate questo linfocita T, che fatica che fa, è lì, ci lavora, cerca di ucciderla, non ce la fa. Vedete che il colorante verde rimane dentro alla cellula, questa cellula tumorale non viene minimamente, lui ci è arrivato lì vicino, l'ha trovata, sta cercando di ucciderla ma non ce la fa. Quindi c'è proprio a livello dell'interfaccia tra le due cellule, tra linfocita T e la cellula tumorale, c'è qualche cosa che impedisce a questo linfocita T di arrivare a esercitare il suo effetto killer. Da qui appunto tutto il lavoro che è stato fatto, e il dottor l'ha detto, ha già fatto vedere, ma non so solo quando tu Marco hai detto, io penso che fra 10 anni, io penso che fra 2-3 anni avremo dei CAR diversi che utilizzano cellule differenti, perché il problema del CAR T in questo momento è che io devo fare i CAR T per il paziente A, devo fare i CAR T dal paziente A, che non potrò usare per il paziente B, per il paziente C. Invece, quello su cui si sta anche lavorando è fare un CAR T, come si dice in gergo, off the shelf, come se andare al supermercato, un CAR T buono per tutti. Vedete tutta la pletora di company che stanno lavorando proprio su questo tipo di terapia, non soltanto sui CAR T, ma terapia genica, eccetera. Quindi questo mi fa ben sperare per il futuro. E ci tenevo a far vedere una cosa, perché in epoche super interesse per l'immunologia, devo dire che noi a Torino, col professor Alessandro Pileri, molte di queste persone sono in pensione, Boccadore, eccetera, guardate cosa facevamo, cosa avevamo proposto. Qui sopra c'è la data del protocollo del 92, 1992, avevamo iniziato, forse Marco l'ha detto, non so se tu c'eri già, o Umberto, eri uno studente, quindi avevamo scritto un protocollo, iniziato un protocollo dove, pensavate, noi prelevamo i linfociti T dai pazienti, li tiravamo fuori, li attivavamo ex vivo con un sistema che era quello che all'epoca avevamo disponibile. Certo non c'era trasduzione, non c'era chimerica, antigen receptor, eccetera, però io ho sempre avuto una passione, lo sanno bene i miei colleghi, per il sistema immunitario, e penso che sono molto contento nel vedere che gli si è riconosciuto veramente l'importanza e il valore che ha. Quello che dobbiamo imparare, sapere che il sistema immunitario di un paziente che ha sviluppato un linfoma, un mieloma, proprio perché ha sviluppato il linfoma e il mieloma, non sarà, diciamo, efficiente come il sistema immunitario di un soggetto normale. Quindi noi dobbiamo correggere, dobbiamo aiutarlo a recuperare le sue capacità, e strumenti come CAR-T bispecifici, anche altri strumenti di ingegneria genetica, eccetera, sono più importanti in questo senso. Diversamente, prendere le cellule così come sono, poverette, come avete visto, fanno quello che possono. Direi che era la mia ultima slide. Sì. Grazie Massimo. Adesso vorrei che avere tutti voi disponibili per una serie di domande che sono arrivate, per commentarle assieme. Io comincio da una domanda che mi viene chiesta da uno degli ascoltatori e ascoltatrici, che mi dice: alla fine, ma il trapianto di midollo osseo e cellule staminali, quando si sceglie questa strada, è prevedibile una riduzione della necessità di trapianto nel prossimo futuro? Comincio io dicendo che non dobbiamo dimenticare che il trapianto è comunque ancora un'arma importante nelle nostre mani, soprattutto in alcuni settori. Le leucemie acute indubbiamente si beneficiano ancora per i pazienti in età ed elegibili per il trapianto, e direi l'arma fondamentale per il successo nelle leucemie acute. Ma anche Massimo prima, il professor Masai, ha accennato comunque al trapianto autologo nel mieloma, ancora come un punto cardine nei pazienti giovani. E invece per i linfomi forse si potrà ragionare che effettivamente perderà peeling con le CAR T, con l'immunoterapia. È possibile che si riduca? Cosa ne pensate? Non so chi vuole intervenire in questo senso.
Posso dire qualcosa io? Ma innanzitutto che il trapianto dei linfomi non è mai stata una terapia prevalentemente per i linfomi. Io devo dire che complessivamente, guardando l'ematologia, mi aspetto che per alcuni anni i trapianti andranno ancora ad aumentare, perché è vero, caleranno nelle leucemie, sicuramente nelle leucemie linfatiche croniche, caleranno nei linfomi, ma il fatto che riusciamo a trattare meglio, abbiamo anche dei farmaci biologici per le leucemie acute e le mielodisplasie, farà sì che alcuni di questi pazienti che magari prima neanche riuscivano ad arrivare al trapianto potranno poi farlo. Altresì l'età media del trapianto si sta un pochettino alzando, la disponibilità dei donatori sta aumentando, noi non vediamo minimamente un segnale al momento di riduzione del numero di trapianti allogenici e neanche autologi presso i nostri centri, direi. Perché io posso magari aggiungere che la leucemia linfatica cronica, per la quale in passato il trapianto allogenico, non l'autologo, era una strada terapeutica in pazienti a prognosi molto sfavorevole, oggi, grazie ai nuovi farmaci, questi nuovi farmaci superano il valore prognostico sfavorevole della malattia e quindi i pazienti che vanno al trapianto allogenico nella linfatica cronica davvero sono pochissimi. Perché abbiamo più linee di nuovi farmaci non chemioterapici, cioè di farmaci intelligenti, target. Questa è stata davvero una grande rivoluzione per la leucemia linfatica cronica. Non si applica a tutte le malattie subito, ecco, però Certo, la io leucemia più dicevo, frequente è stato così. sicuramente d'accordissimo, dicevo questo di ribadire l'importanza del trapianto nelle leucemie acute anche per dire che del trapianto del donatore, intendo, anche per risottolineare il fatto che abbiamo bisogno sempre di donatori, quindi sempre un invito per i giovani, perché ovviamente l'iscrizione al registro dei donatori è vincolata a un'età giovane, a stare in buona salute, e vorrei anche dire che questo è l'unico trapianto in cui uno può fare un atto di solidarietà verso un paziente sconosciuto assolutamente in vita. Nel senso che noi doniamo semplicemente delle nostre cellule staminali che vengono prelevate in modo molto semplice dal sangue periferico con un'opportuna procedura, e quindi è veramente un atto che costa poco al donatore e che può salvare un paziente con leucemia acuta da una parte remota, da un'altra parte remota del mondo. Altre domande che emergono, una domanda che un po' sottolinea il fil rouge di questo nostro convegno, di questa nostra mattinata, con tutte queste nuove terapie possiamo allora evitare la chemioterapia? Io penso che sicuramente il professor Gaidano ha espresso in maniera molto chiara, ha fatto vedere come nella leucemia linfatica cronica abbiamo un paradigma di malattie ematologiche in cui ormai la terapia non è più chemioterapica. Credo che aggiungerei il mieloma, ormai Massimo può aggiungere qualcosa, è una malattia in cui di chemioterapia praticamente se ne parla forse solo nel momento dell'autotrapianto in alcuni casi. Nei linfomi forse non è ancora così, perché la chemioterapia è pur sempre un'arma molto importante. Se volete aggiungere qualcosa. Allora, credo che la chemioterapia rimarrà al futuro ancora molto importante per le malattie ematologiche aggressive, che sono essenzialmente le leucemie acute, con la possibile eccezione della leucemia Filadelfia, della leucemia linfoblastica Filadelfia positiva, e ovviamente con la possibile eccezione delle leucemie acute. Ecco, no, dicevo, rimarrà un capostipite, credo ancora per molti anni, per le leucemie acute e per i linfomi aggressivi. Linfoma diffuso grandi cellule B, che è il linfoma più frequente in assoluto, il linfoma di Burkitt, quindi lì. Nei linfomi invece indolenti c'è già un movimento importante e abbiamo già delle opzioni non chemioterapiche, non ancora così avanzate come per la leucemia linfatica cronica, ma ci si sta indirizzando in quella direzione. Mentre invece sulle malattie aggressive, credo che per un po' rimanga un qualcosa di importante. Posso solo aggiungere un brevissimo commento. Sì,
C'è anche da dire che lo sviluppo dei nuovi farmaci, se noi andiamo a vedere quanti nuovi chemioterapici, tra virgolette, convenzionali, molto più elaborati, eccetera, sono stati messi, no, resi disponibili negli ultimi anni, effettivamente è un numero molto limitato rispetto per i tumori ematologici, rispetto ai farmaci biologici. Quindi c'è proprio un trend, no, in quel senso, per andare verso i farmaci molecolari, insomma. Umberto, volevo solo ricordare forse un modello invece biologico, chemo-free, che era la leucemia mieloide cronica. Lì è proprio l'unica malattia in cui c'è un superamento sostanziale, non si considera più la chemioterapia. Anzi, forse con un passetto ulteriore, che quei nuovi inibitori di tirosina chinasi più evoluti, quelli di seconda, forse barra terza generazione, qualche paziente arriva, non vorrei essere troppo ottimista, ma iniziamo a farlo, alla sospensione della terapia stessa, forse nell'ambito di una guarigione di malattia, che era assolutamente impensabile anche solo una decina di anni fa. Ma assolutamente d'accordo, io sottolineo anche una cosa, il professor Ladetta ha fatto vedere la foto di Paul Ehrlich come intuizione geniale del secoli scorsi, del Magic Bullet, del proiettile magico che aveva pensato a questa possibilità, e ricordo a questo punto che nell'anno 2000 la Time, sulla copertina di Time, l'introduzione dell'imatinib, il primo farmaco a bersaglio molecolare della leucemia mieloide cronica, Time è proprio intitolato questa copertina con Magic Bullet, quindi proiettile magico che supera la chemioterapia. E indubbiamente le due rivoluzioni epocali nella storia della terapia ematologica che coincidono come anno, l'anno 2000, sono il rituximab, l'anticorpo contro i linfomi, e l'imatinib, la molecola contro l'alterazione molecolare che si sviluppa nella leucemia mieloide cronica. C'è una domanda a questo punto, anche se un po' personale, diciamo, ma cerchiamo di renderla più generale, che mi viene chiesto in una persona che ha un linfoma indolente, un linfoma marginale, quando è opportuno iniziare una terapia. Ovviamente è chiaro che noi non possiamo entrare nel dettaglio del singolo caso, che deve essere affrontato dall'ematologo che è in cura la persona, però forse sui linfomi indolenti lo stesso discorso che ha fatto il professor Gaidano nella leucemia linfatica cronica, nel senso che non è sempre necessario imbarcarsi immediatamente in una terapia. Se il paziente è sintomatico, se il paziente sta bene, possiamo tranquillamente aspettare un'evoluzione, vedere se più avanti i sintomi compaiono. A quel punto abbiamo molte armi a disposizione. Posso aggiungere una cosa? Sì, certo. Per la persona, è importante per tanti pazienti che si trovano in questa situazione che noi chiamiamo watch and wait, cioè guarda e aspetta. Non pensare questo tempo come un tempo perduto, come un tempo lasciato al tumore. Questo è, secondo me, un aspetto molto molto importante. In questa fase il sistema immunitario di quel paziente sta ancora controllando la malattia, cioè quindi è una fase in cui non c'è bisogno di trattarlo, perché comunque noi comunque andremo comunque a dare dei farmaci che sono comunque delle sostanze tossiche, anche i farmaci biologici migliori. Quindi in questo momento il sistema immunitario di quella persona sta ancora giocando la sua partita, e il tempo che passa è un tempo comunque in cui il progresso può andare avanti. Magari se quel paziente dovrà fare la terapia tra 3 anni, gli potremmo offrire una terapia migliore rispetto a quella che magari offriamo oggi. Quindi va visto come un tempo positivo, cioè un tempo in cui l'organismo della persona è ancora in grado di gestire lui il tumore, e il tempo in queste malattie gioca solo a nostro favore. Le terapie di domani saranno migliori di quelle di oggi, che sono migliori di quelle di ieri. Quindi in qualche modo bisogna cercare, anche se può essere difficile, di vedere serenamente questo tempo. Io sono totalmente d'accordo, infatti dico sempre, ho sempre detto anche ai giovani specializzanti, ai giovani medici,
passate più tempo possibile per spiegare questi concetti al paziente, perché è indubbio, Marco, che un paziente viene fatto una diagnosi di un linfoma, che è un tumore, e alla fine noi gli diciamo, beh, però in fin dei conti è un linfoma indolente, quindi anche se è il tumore noi non ti curiamo immediatamente. Quindi passare molto del tempo a spiegare questi concetti che tu hai detto molto rapidamente, che non stiamo perdendo tempo, ma stiamo semplicemente cercando il momento migliore per iniziare magari una terapia futura più efficace e meno tossica, è indubbiamente molto molto importante. Io aprirei un discorso, perché qui stanno piovendo delle domande ovviamente sull'attualità, che è il Covid. Perché qui ho una serie di domande, ne riassumerei, perché le domande variano dal fatto se un paziente con una immuno-oncologico viene definito, c'è una maggiore possibilità di contrarre il Covid e deve avere delle attenzioni diverse oltre a quelle classiche, ed è una prima domanda. Una seconda domanda sempre sul Covid e ovviamente sul vaccino, lo faccio, non lo faccio, che tipo di vaccino bisogna fare? Leggo le domande ovviamente come stanno arrivando. Il convivente del paziente oncologico deve essere vaccinato. Quindi è un argomento ovviamente attualissimo, è un argomento che dobbiamo assolutamente rispondere. Io credo che inviterei, ma io penso Massimo Massaia, che si sta dedicando un po' a coordinare tutta l'attività della rete ematologica anche in campo di proprio per il Covid e per i nostri pazienti e poi tutti gli altri ovviamente, ma iniziare. Massimo, vuoi iniziare a dirci qualcosa? Covid, i nostri pazienti sono più soggetti al Covid? Ma allora, se lo prendono, cosa succede? No, direi che non è che di per sé uno è più gli piace di più al Covid, perché magari appunto il rischio è esattamente quello di una persona che non abbia una malattia delle nostre, perché cioè è l'esposizione. Cioè, se io quindi devo prendere tutte le misure esattamente come una qualsiasi altra persona. Il problema è che se il Covid riesce a contagiarmi e se ho alcune delle nostre malattie, non tutte, ho una malattia delle nostre, e soprattutto se sto facendo alcune terapie, il rischio che quel contagio abbia un decorso più aggressivo effettivamente c'è. Quindi non c'è una predisposizione di per sé, e quindi le precauzioni sono esattamente quelle che devo prendere, che tutti devono prendere: il distanziamento, la mascherina, lavarsi le mani e tutto il resto, ecco. In questo senso. Poi, come sapete bene anche voi, abbiamo raccolto i dati dopo la prima a livello nazionale, dopo la prima ondata, abbiamo imparato sicuramente molto di più. Alcuni nostri pazienti non interrompono neanche la terapia, per esempio, però altri invece la interrompono e come. Quindi i casi vanno valutati proprio singolarmente. Importante tenerci informati, ecco, questo è molto importante, perché abbiamo proprio necessità di essere, cioè a volte non è sufficiente, ma so che i nostri pazienti ci sono molto affezionati, quindi ci tengono sempre ben aggiornati. Non limiterei ad informare solo il proprio medico di medicina generale, capitasse di, certo, insomma, di contrarre, di essere contagiato dal virus. Ma certo. Posso aggiungere due cose sul vaccino, certo, che era una domanda che sì, è importante, giunta ad Umberto, che mi pare molto importante. Cioè, i pazienti, tutti noi siamo chiamati naturalmente a fare il vaccino, noi come medici e come personale sanitario l'abbiamo già fatto. I pazienti ematologici e anche i pazienti oncologici sono chiamati davvero a fare il vaccino, e questo è molto importante. Il vaccino in Regione Piemonte per questi pazienti sarà il vaccino a mRNA, in particolare Pfizer, potenzialmente Moderna, ma comunque un vaccino a RNA. E la campagna vaccinale in alcuni centri della Regione Piemonte per i pazienti ematologici e oncologici è già partita, e negli altri centri sta partendo. Quindi questo è un aspetto molto molto importante, davvero un messaggio
credo, di rassicurazione, ma per chi avesse dei dubbi, davvero è un messaggio di invito a rispondere alle telefonate che giungeranno ai pazienti indicati dai centri su naturalmente una scala di priorità. Ecco. Certo. Poi no. Ci può essere un caveat, noi non sappiamo se un paziente in corso di terapia risponderà al vaccino esattamente come un paziente immunocompetente. Questa è una domanda alla quale non abbiamo una risposta se non per analogia ad altri vaccini, ma ciò non toglie che l'invito a partecipare sia davvero molto pressante da parte nostra, perché è lo strumento principe che abbiamo e che i pazienti hanno per far fronte alla pandemia. E io sono totalmente d'accordo e aggiungerei una cosa, perché tu hai sottolineato questo aspetto che mi viene chiesto dai nostri pazienti, perché spesso mi viene chiesto, ma anche da colleghi medici di base, cioè i nostri pazienti sono immunodepressi e quindi rispondono meno bene al vaccino, e qualcuno mi dice: ma allora cosa lo faccia fare? Io dico: lo dovete fare, perché è vero quello che diciamo, che è possibile che rispondiate meno bene di un'altra persona, però innanzitutto un livello di protezione viene dato e ci sono più di dati di segnalazione che comunque questo livello di protezione, anche se più basso, o protegge completamente dal Covid, o se non protegge completamente, nel caso sfortunato di un'infezione da Covid, questa decorre in maniera meno aggressiva, meno violenta, ma con forme assolutamente più blande. Quindi il messaggio del professor Gaidano di vaccinarsi assolutamente per i nostri pazienti credo che sia un messaggio forte che deve essere sottolineato in tutti i modi, insomma, prima li vacciniamo e prima li proteggiamo. Poi anche noi stessi non abbiamo delle certezze sulla tempistica, un paziente in terapia è meglio farlo subito, è meglio aspettare, io credo che sia comunque meglio farlo subito, in questo momento dobbiamo vaccinare, ecco. Sì. Prego Massimo. No, volevo solo aggiungere, come dicevate, anche come diceva Gianluca, tenete conto che noi abbiamo, per esempio, nel nostro caso, dato degli elenchi alla direzione sanitaria, la quale appunto contatterà, penso lo stesso sarà così Gianluca da te, quindi il momento in cui sarete con i pazienti, saranno contattati, parlo dei pazienti di Cuneo, questo vuol dire che noi abbiamo valutato tutti quei pazienti, singoli casi che noi conosciamo bene, pro, contro, eccetera, e abbiamo dato quell'indicazione, quindi sotto questo punto di vista non è così una chiamata alle armi, vale, tutti quanti vacciniamoli, ogni paziente, ognuno è stato considerato, la terapia che faceva, eccetera, eccetera. Poi l'altra cosa, teniamo conto che per dire uno si è immunizzato o meno, al momento noi abbiamo soltanto il test degli anticorpi, che è quello più semplice, che costa meno, si può fare tranquillamente, ma è possibile che l'immunità, come avete visto, quegli linfociti T, no, che avete visto, eccetera, uccidono anche i virus, quindi è possibile che facciano magari più fatica, ma tanti pazienti funzionano bene, quindi c'è anche una risposta cellulare contro il virus, quindi precludere o dire non serve a niente perché non vedo anticorpi, o se anche magari uno di voi fa, io ho dei colleghi che hanno fatto il vaccino e non hanno sviluppato gli anticorpi per esempio, ma non è che per questo saranno destinati a contrarre il Covid, quindi è importante tener conto che comunque è un primo stimolo per il nostro sistema immunitario di creare delle difese contro il Covid. E poi teniamo conto che sarà così, perché io penso, so cosa ne pensiate voi, ma sarà come il vaccino per l'influenza, tutti gli anni dovremmo farlo. Quindi questo primo giro magari per alcuni sarà un po' più, diciamo, meno efficace, ma l'anno prossimo magari le terapie sono finite e quindi potrà fare il suo vaccino e probabilmente quel po' di memoria che si è generato l'aiuterà. Aggiungo, Massimo, che forse abbiamo dei dati, nel senso che abbiamo le vaccinazioni naturali, mi spiego meglio. Assolutamente. Che hanno superato il Covid,
l'infezione SARS-CoV-2 in una certa quota, abbiamo anche la dimostrazione sierologica dell'anticorpo, a volte no, ma l'hanno superato. Sì, perché sì. Le armi terapeutiche nei confronti di SARS-CoV-2 non sono così eccezionali, è evidente un ruolo dell'immunità nei pazienti guariti e molti dei nostri pazienti fortunatamente sono guariti. Sì, assolutamente. Tra le domande vedevo che c'era anche una domanda circa i conviventi, no? Sì, il convivente del paziente oncologico, che vaccino è consigliabile che faccia? Io direi che il convivente fa il vaccino che gli spetta, tra virgolette, per certo. Età e per il resto, non è che deve fare anche lui un vaccino ARNA perché il paziente, perché il convivente, diciamo, fa l'RNA. Se è una persona che ha le caratteristiche, si può farsi tranquillamente. Cioè, l'AstraZeneca non è che deve essere considerarsi più protetto, ecco. Nei confronti, fare uno scudo più forte nei confronti del paziente. Se fa il vaccino, farà quello che le nostre direttive e linee di indirizzo gli assegneranno e anche il momento. Certo. Che... E io vorrei solo su questo forse fare una precisazione a quello che ha detto il professor Gaidano, nel senso che giustamente lui ha detto i nostri pazienti faranno un vaccino mRNA che sarà Pfizer o Moderna, ma questo non vuol dire perché questo sia più sicuro e altri siano vaccini meno sicuri. I vaccini sono tutti sicuri uguali, la scelta è che questo tipo di vaccino mRNA potrebbe dare una maggior potere immunizzante, quindi in pazienti immunodepressi come sono i nostri si sceglie di fare un vaccino che può dare una maggiore immunizzazione. Questo vorrei sgombrare il campo, quindi non è una scelta, visto di tanti discorsi che sono stati fatti in questi giorni sui giornali, ma direi che li metterei assolutamente dal punto di vista della sicurezza tutti sullo stesso piano. Ha ragione Massimo Massai a dire i conviventi faranno il vaccino che gli viene assegnato a seconda delle loro disposizioni regionali, della fascia d'età, a seconda di quello che verranno chiamati a fare. Su questo sottolineo anche quello che diceva prima Massimo, comunque i pazienti onco-ematologici sono pazienti non più predisposti al Covid, ma come tutti i pazienti fragili, immunocompromessi, se prendono il Covid il rischio che sviluppino una forma più grave di Covid e quindi anche con una morte. E qui abbiamo i dati purtroppo pubblicati in tanti paesi, compreso il nostro, la mortalità da Covid nei nostri pazienti è significativamente più alta rispetto ad altri pazienti. Quindi questa è una ragione in più per dire cercare di accelerare rapidamente la protezione con il vaccino. Ecco, se posso solo aggiungere una cosa, Umberto, sì, certo, per chi si fosse già vaccinato, ecco, è importante però mantenere tutte le attenzioni che avevamo in campo e che dobbiamo mantenere, no? Le attenzioni che avevamo pre-vaccino e che noi stessi manteniamo, quindi la mascherina, il lavaggio delle mani, il distanziamento sociale, sono misure che vanno mantenute anche da chi si sia vaccinato, per tanti motivi, per sé ma anche per le persone che ci sono attorno. Molto importante questo, Gianluca, perché non è che se uno è vaccinato e il virus è nell'aria noi non lo respiriamo, cioè non entra nel nostro naso, non entra nella nostra bocca, lui entrerà comunque, poi una volta entrato non riuscirà ad andare avanti perché noi produrremo degli anticorpi, ci difenderemo eccetera, però starà nel nostro naso, nella nostra bocca probabilmente per alcuni giorni, magari non replicandosi, magari in piccola quantità, però il rischio che noi in realtà a nostra volta lo portiamo ad altri, quindi è importante sia per noi stessi che per gli altri, cioè non è una barriera per cui il vaccino ci mettiamo uno scafandro intorno e non riesce insomma a cercare di annidarsi nel nostro naso, nella nostra bocca, ci prova, poi non ci riesce, ma stiamo attenti.
Ecco, aggiungo solo un'altra cosa perché mi è stata chiesta da un paziente l'altro giorno, un paziente che ha avuto, perché ci sono adesso delle indicazioni per le persone che hanno avuto il Covid di fare una sola dose di vaccino, ma questo non vale per i nostri pazienti, questo lo sottolineo perché mi è stato giusto chiesto da un mio paziente ed è anche un'indicazione precisa del Ministero che per i pazienti immunodepressi e quindi i nostri rientrano in questa categoria, anche se hanno avuto il Covid, viene consigliata una completa vaccinazione con le due dosi classiche, insomma, dei vaccini che abbiamo adesso a disposizione. Penso, non so se concordiate con questa indicazione che io sto dando, certo, ma che sulla base dell'indicazione. Assolutamente sì, certamente sì. Certamente sì. E io vorrei concludere, visto l'ora, anche c'è un'ultima, tornando alle terapie, un'ultima serie di domande che sono collegate al fatto se c'è una qualche differenza tra le fasce di età in merito, stavo leggendo la domanda, in merito sia all'aggressività della malattia nostra e sia all'efficacia dei risultati, nel senso c'è differenza tra giovani ed anziani. Dico due parole io eventualmente. Bravo, sì, Marco, sì. Allora, i linfomi sono tantissimi, diversissimi e colpiscono alcuni linfomi di più nel giovane, altri di più nell'anziano, maggiormente complessivamente nell'anziano, quindi esistono delle differenze nel tipo di linfoma che colpisce il giovane rispetto a quello che colpisce l'anziano. Esiste anche delle differenze nel nostro approccio terapeutico, perché quel trattamento che può essere ottimale per un giovane può essere troppo tossico per l'anziano. Quindi si crea un panorama in cui effettivamente sempre un medico, un ematologo, quando valuta un caso di linfoma, tiene in considerazione ovviamente le caratteristiche del linfoma, se è un linfoma mantellare, un linfoma diffuso o che linfoma è, e l'età del paziente. E da questa interazione, e ovviamente anche lo stato di salute generale, le comorbidità, che da questa doppia interazione scaturisce poi la decisione terapeutica, per cui possiamo avere un linfoma aggressivo in un giovane o un linfoma aggressivo in un adulto e faremo delle terapie diverse, o avere un linfoma tranquillo, un linfoma follicolare in un anziano o in un giovane, sortiranno trattamenti diversi. L'efficacia qual è? Mediamente, ovviamente, nel giovane è più specialmente laddove ancora sono richieste terapie pesanti come il trapianto autologo o chemioterapie intensificate. In questi contesti il giovane ha delle chance in più. Laddove invece ci si riesce a gestire bene la malattia, come nella leucemia linfatica cronica, con anche dei farmaci biologici, chiaramente questa, anche certi pazienti anziani con delle terapie, diciamo così, ben tollerate, possono veramente sperare, ambire un'aspettativa di vita molto molto prolungata. Grazie Marco per questa precisazione, vedo che non abbiamo altre domande. Prima di ripassare la parola alla signora Fonsatti, vorrei ringraziare i relatori che hanno partecipato a questa mattinata, che spero sia stata interessante e utile per tutti quelli che ci hanno seguito, e ovviamente dire che siamo comunque a disposizione anche via mail per rispondere a eventuali altre domande, eventuali altre richieste di approfondimento, e semplicemente anche risottolineare quello che dicevamo. Continuiamo in questo momento in una situazione molto delicata, soprattutto in Piemonte, ma anche in altre regioni d'Italia per il Covid, e quindi continuiamo a usare in maniera rigorosa le misure di protezione e rispondere prontamente nel momento in cui veniamo chiamati alla vaccinazione, perché credo che sia l'unica arma per poi riuscire a riconquistare prima o poi un modo di vita più normale possibile. Quindi ringrazio anche l'Associazione Educazione, Prevenzione e Salute, e lascio la parola alla dottoressa Fonsatti. Prego. Grazie dottor Vittolo. L'unica cosa anch'io che volevo fare è ringraziare tutti i nostri spettatori, ascoltatori, ringraziare voi medici, ringraziare la Bristol che è sempre presente in queste nostre conferenze, ricordare che ci rivedremo il giorno 13 aprile con un altro interessantissimo convegno che sarà sugli occhi
quindi molto importante anche in questo periodo di Covid. E ricordare a tutti che in questo periodo l'Associazione Educazione Prevenzione Salute è presente, possono rivedere tutto su Facebook e su YouTube. Ho visto prima che c'è già. Augurare anche da parte sempre mia dell'Associazione Educazione Prevenzione Salute una serena Pasqua in quel che si può in questo momento. Grazie, grazie a tutti voi medici e ci rivediamo il 13. Arrivederci a tutti. Buona giornata. Arrivederci, buona giornata. Grazie a tutti. Buona giornata a tutti.